Siamo con Maria Teresa Menzano della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, che ringraziamo per la sua presenza e disponibilità, Salve, salve, con cui approfondiremo alcuni temi legati, diciamo, alla questione della salute, della promozione della salute nel nostro paese, ovviamente legandoli anche alla situazione che stiamo vivendo adesso, che non si può trascurare. Ad esempio, le chiedo di partire proprio dai vostri per noi un po' il contesto attuale, quindi che fase stiamo vivendo e come questa fase si relaziona con la questione anche della promozione della salute tramite il movimento, che è quello, per esempio, che promuove l'UISP da sempre. sì, diciamo che proprio questa, l'emergenza attuale, le restrizioni che ci sono state imposte in questo periodo ormai abbastanza lungo, hanno finito per incidere profondamente sul nostro stile di vita, sullo stile di vita della popolazione italiana. E questo non solo per quanto riguarda l'attività fisica, quindi il maggior aumento di sedentarietà, ma sullo stile di vita in generale, anche relativamente ad altri aspetti, dal consumo di alcol, abitudini alimentari e al fumo di sigaretta. Quindi diciamo che il nostro stile di vita è profondamente cambiato, con conseguenze importanti sullo stato di salute, non solo fisico ma anche psichico, perché in questo periodo si è diciamo, verificato un peggioramento anche dello stato psicologico della popolazione italiana. C'è stato sicuramente un aumento dello stress, senso di disorientamento, di frustrazione, malessere psicologico, una situazione che è stata poi ulteriormente aggravata proprio dal perdurare di questa emergenza pandemica e quindi anche delle conseguenze economiche e della perdita di socialità che si è verificata in questo periodo. E anche, diciamo, da ricordare che vi sono alcune categorie che sono state sicuramente più penalizzate da questa situazione, da questa emergenza. In particolar modo pensiamo agli anziani, che sono quelli che poi hanno pagato un maggior contributo in termini di vite umane sicuramente, ma anche di isolamento e di perdita delle relazioni sociali, così come anche i malati cronici che hanno visto ridursi notevolmente la possibilità di essere seguiti nei loro percorsi di diagnosi. Pensiamo agli screening che sono saltati in parecchie regioni, o anche percorsi di cura e di riabilitazione, agli adolescenti, una categoria dei quali forse non si parla, diciamo, abbastanza degli adolescenti, ma sicuramente sono stati penalizzati proprio dall'aumento di sedentarietà forzata, dal perdurare della didattica a distanza e quindi anche dalla perdita delle occasioni di fare sport, attività fisica. È una situazione chiaramente sulla quale abbiamo riflettuto, che ci ha imposto una riflessione anche su come rimettere in moto la popolazione e di incrementare anche quello che è il livello di attività fisica e di promuovere iniziative di attività fisica che siano da un lato, diciamo, flessibili, quindi in grado anche di adattarsi diciamo, a quello che l'emergenza ci impone quotidianamente, e dall'altro che siano chiaramente aperti a tutti, in particolar modo a coloro che più, diciamo, hanno risentito di questa situazione appunto legata all'emergenza pandemica. Diciamo, proprio allora in quest'ottica un'associazione di promozione sociale e sportiva come l'UISP può svolgere un ruolo, allora secondo lei anche in particolare sui territori, ovviamente dove più si esprime questo contatto con la cittadinanza? Ma assolutamente, assolutamente sì. La WISP e poi, diciamo, come associazione di promozione, come ha detto lei, non solo sportiva ma sociale, è ormai, diciamo, un partner già da molti anni del settore sanitario. Quindi la logica, diciamo, vincente è sempre quella dell'intersettorialità. Parlare di promozione dell'attività fisica, di promozione della salute, significa parlare comunque di temi abbastanza complessi, di obiettivi ambiziosi che chiaramente richiedono necessariamente un approccio intersettoriale. Cioè, sono politiche che il settore salute non può portare avanti da solo, ha bisogno comunque di partner, di altri stakeholder, ognuno chiaramente con la responsabilità, con un diverso ruolo, una diversa responsabilità, ma sicuramente la collaborazione intersettoriale è fondamentale. Quello che diciamo sempre è che non esiste una politica, un'unica politica vincente, ma diciamo la parola, cioè la strategia vincente è la sinergia di politiche, lavorare insieme su obiettivi condivisi con una programmazione condivisa. E questo a vari livelli, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, sia poi a livello
locale. Cioè, consideriamo che quando noi mettiamo in atto politiche per la promozione dell'attività fisica, mettiamo in atto politiche che poi vanno ad agire anche in altri settori, dall'urbanistica ai trasporti, così come anche, diciamo, politiche o iniziative messe in atto in altri settori, per esempio per contrastare le malattie croniche o per contrastare l'attività fisica, finiscono poi per avere dei benefici anche in altri settori, come possono essere il settore delle diseguaglianze, il settore culturale, il settore dei trasporti e dell'urbanistica. Quindi sicuramente quello che, diciamo, il ruolo della WISP è già presente da molto tempo, è stato uno dei primi alleati anche nell'ambito del programma Guadagnare Salute, uno dei primi sottoscrittori di protocolli, e sicuramente, diciamo, deve proseguire in quest'ottica di promozione non solo della salute, ma di promozione non solo di promozione dell'attività fisica, ma della salute nel senso più ampio del termine. Senza dimenticare poi che già enti di promozione sociale, sportiva, associazioni come la WISP possono e devono anche partecipare nella realizzazione di quelli che sono i piani regionali della prevenzione. La WISP lo ha già fatto in passato, quindi l'auspicio è che anche in futuro ci possa essere appunto una partecipazione attiva proprio per mettere in atto i piani regionali della prevenzione. Esatto, i piani regionali della prevenzione che stanno proprio, diciamo, vengono elaborati in questa fase in base poi a quello che è stato il piano nazionale. E secondo lei, secondo la sua esperienza, ci sono spazi, diciamo, di intervento anche per appunto lo sport sociale, per l'approccio che l'UISP porta in questo campo, nei nuovi piani, è prevista, c'è una sottolineatura di questo aspetto? Ma assolutamente, diciamo assolutamente sì, anche perché il piano nazionale della prevenzione è stato anche ripensato alla luce di quello che è successo nell'ultimo periodo con la pandemia, quindi si è proprio dato un maggiore impulso ad alcuni aspetti che necessariamente dobbiamo affrontare. Ricordiamo che poi i piani della prevenzione devono anche portare avanti quelli che sono i programmi predefiniti, che sono dei programmi predefiniti a livello nazionale, tra i quali ve n'è uno che riguarda proprio le comunità attive. E in questo senso chiaramente il ruolo della WISP è fondamentale. Una cosa poi che ci preme particolarmente, nell'ambito del quale la WISP già in passato sappiamo che ha lavorato molto, è proprio il fatto che l'attività fisica è non soltanto uno strumento di benessere fisico o di prevenzione di patologie, ma è anche uno strumento proprio di inclusione, uno strumento di partecipazione, di solidarietà, di contrasto alle diseguaglianze. Sono aspetti nell'ambito del quale, diciamo, la WISP ha già lavorato, e sono proprio quelle dimensioni dell'attività fisica che, al di là poi del valore della prestazione sportiva, sono forse le cose delle quali di più abbiamo bisogno in questo periodo e che più dobbiamo valorizzare. Quindi, in particolare, portare avanti iniziative di promozione dell'attività fisica tra le persone con disabilità o portatori di disagio mentale, di disturbo mentale, è fondamentale, perché per queste persone l'attività fisica è veramente non soltanto uno strumento di benessere fisico, ma proprio uno strumento di contrasto all'isolamento, di partecipazione e di solidarietà. Quindi il ruolo della WISP è, secondo me, molto importante alla luce dei piani regionali della prevenzione. Anche perché senza politiche sinergiche, senza intersettorialità, senza poter lavorare insieme, è difficile poter raggiungere risultati. La promozione dell'attività fisica necessariamente richiede il coinvolgimento di enti come la WISP, che si impegnano quindi sia sul versante sportivo che sul versante sociale, che in questo periodo va forse maggiormente privilegiato, alla luce anche delle diseguaglianze che già c'erano precedentemente al Covid, ma che il Covid ha portato anche ad amplificare per alcune categorie. Grazie per le risposte molto esaurienti, molto chiare. Le faccio un'ultima domanda, lei arriva invece appunto per quanto riguarda il futuro e quindi l'applicazione dei piani, la stesura, l'applicazione dei piani in quest'ottica di pandemia che è ancora in corso. Diciamo, i prossimi mesi saranno comunque, secondo lei, principalmente concentrati, per forza, diciamo, ancora concentrati sull'uscita, comunque sull'affrontare la pandemia, o si potrà tornare un po' ad una
gestione più normale, anche relativa a quello che diceva all'inizio, gli screening, comunque il poter accedere più serenamente per le persone alla cura del proprio corpo, della propria salute. Ma diciamo noi siamo ottimisti da questo punto di vista, quindi è necessario ripartire, è necessario rimettere in moto la popolazione sotto ogni punto di vista. Quindi, come dice lei, sicuramente dagli screening fino alle iniziative di attività fisica. E questo proprio perché diciamo, dobbiamo considerare che rimettere in moto la popolazione significa anche promuovere l'attività fisica come strumento di benessere psicologico. Quindi l'OMS parla proprio di pandemic fatigue, cioè di un esaurimento di quelle che sono le risorse fisiche, psichiche e la resilienza individuale e collettiva, che è proprio una reazione che si manifesta a seguito di situazioni come quella che stiamo vivendo, che avranno delle cicatrici anche a lungo termine. E quindi sicuramente è importante lavorare proprio per contrastare tutto ciò. È chiaro che questo significa anche un po' ripensare alle iniziative, ai piani precedenti, in un'ottica proprio di cercare appunto di cogliere quelle che sono le opportunità anche del contesto nel quale viviamo. Quindi è chiaro che bisogna lasciare spazio, innanzitutto incrementare la collaborazione tra i vari stakeholder, quindi sanitari e non sanitari, sensibilizzare continuamente la popolazione sull'importanza di mantenere uno stile di vita attivo comunque, anche in una situazione come quella attuale. È chiaro che quando bisogna privilegiare poi quelle che sono le iniziative che si svolgono possibilmente all'aria aperta, negli spazi, nei parchi, anche per gli adolescenti, ripensare proprio a spazi dove possono esprimersi attraverso attività come la street dance, la giocoleria, il parkour, che sono attività nelle quali diciamo, l'adolescente più si riconosce come senso di libertà, di creatività, di appartenenza al gruppo. E quindi è chiaro che molte delle attività vanno ripensate alla luce della pandemia, ma sicuramente è necessario comunque ripartire, rimettere in moto la popolazione, cercando di sfruttare appunto ogni occasione per fare attività fisica. Come dice l'OMS, ogni passo conta. Quindi cominciamo appunto con questo, privilegiamo l'attività fisica nella quotidianità, laddove è possibile negli spazi all'aria aperta, però l'importante è ripartire, rimettere in moto la popolazione proprio per favorire benessere fisico e psichico. Bene, la ringrazio veramente per la disponibilità. No, grazie a lei, grazie a lei. Grazie a tutti.